Riceviamo molta gente come te in visita a Winterhold. Solitamente sono elfi. Attraversi il ponte a tuo rischio e pericolo. La via è pericolosa e il cancello non si aprirà. Non riuscirai ad entrare. Oh, scusami. Molti di quelli che giungono qui hanno già sentito parlare dell'Accademia. Questa è l'Accademia di Winterhold, porto sicuro per i maghi di Skyrim. Un luogo di saggezza e di arcane conoscenze. Forse... Ma posso sapere cosa ti aspetti di trovarci? Sì, la scuola dell'illusione può conferire una grande influenza. Diversi re sono saliti al trono grazie a essa, mentre grandi imperi sono caduti a causa sua. Sembra che l'Accademia possa offrirti ciò che cerchi. Ora la domanda è: cosa puoi offrire tu all'Accademia? Non tutti possono entrare. Coloro che desiderano farlo devono mostrare un certo livello di capacità magiche. Una piccola prova, se accetti di affrontarla. Eccellente! L'Atronach della Fiamma è un compagno fondamentale per chiunque studi evocazione. Evocandone uno daresti indubbia prova del tuo valore. Non vedo l'ora. Hai un prezioso elemento per l'Accademia. Ti do il benvenuto, apprendista. Ti guiderò oltre il ponte. Quando sarai all'interno, dovrai andare a parlare con Mirabel Irvine, il nostro maestro. Seguimi. L'Accademia è importante per Skyrim. Anche se spesso viene disprezzata o ignorata.
Quello che imparerai qui ti accompagnerà per tutta la vita. E anche oltre, se hai talento. Spero di essere stata chiara. Certo. Ti do il benvenuto all'Accademia. La base della decisione. Un nuovo studente. Ultimamente siete sempre di più. Bene, per prima cosa ti serviranno questi. Non hai l'obbligo di indossarli, ma potrebbero farti sentire più a tuo agio che gli abiti che indossi ora. Faremo un rapido giro e poi inizierai la tua prima lezione. Te la senti? Benissimo. Seguimi e non andartene in giro, per favore. L'Accademia di Winterhold a Skyrim è un'istituzione millenaria. Il nostro fiore all'occhiello è la Sala degli Elementi, il luogo privilegiato per letture, sessioni di pratica e riunioni plenarie. L'Arcaneum si trova sopra il salone e ancora più sopra ci sono gli alloggi dell'Arcimago. Sebbene tecnicamente sia il responsabile dell'Accademia, l'Arcimago è spesso molto occupato e così sono io che svolgo i compiti di ordinaria amministrazione. Ora, se vuoi seguirmi, ti mostrerò gli alloggi. Purtroppo siamo stati costretti ad attuare delle rigorose procedure di ammissione a causa di problemi con i Nord del posto. Non prevediamo risvolti realmente violenti, ma essere preparati non fa male a nessuno. I nostri nuovi membri vengono ospitati qui, nella Sala della Conquista. Ti devo chiedere di parlare a voce bassa, poiché altri potrebbero essere al lavoro su talune ricerche o su esperimenti delicati. Ora ti mostrerò i tuoi alloggi. Condividerai la stanza con i tuoi compagni apprendisti, che ben presto conoscerai. È qui che starai. Questo letto e questa scrivania sono i tuoi. Ti prego di avere per gli altri. Ora torniamo nella Sala degli Elementi, dove la maggior parte dei membri si riuniscono per tenere letture e sessioni di studio. All'inizio il tuo insegnante sarà Tolfdir, uno dei nostri più stimati stregoni. Sono certa che Tolfdir sta già facendo lezioni ai nuovi apprendisti. Entra pure, e in caso di problemi fallo sapere a uno dei nostri membri anziani. Ti do il mio benvenuto. Stavamo giusto per cominciare. Prego, vieni qui e ascolta. Come stavo dicendo, la prima cosa da comprendere è che la magia, per sua natura, è mutevole, nonché pericolosa. A meno che non sappiate controllarla, essa può distruggervi. Maestro, questo lo comprendiamo bene tutti. Non saremmo qui se non fossimo capaci di controllarla. Certamente, mia cara, certamente. Voi tutti possedete un talento innato. Lungi da me il volerlo mettere in dubbio. Quello che intendo io è il controllo autentico, la maestria nella magia. Ci vogliono anni, se non decenni, di pratica e studio. E allora cosa stiamo aspettando? Incominciamo! Calma, calma. È proprio questo a cui mi riferivo. L'impazienza deve essere mitigata dall'accortezza, o la catastrofe sarà inevitabile. Siamo appena arrivati. Non hai idea di cosa è capace ciascuno di noi. Perché non ci dai la possibilità di mostrarti cosa sappiamo fare?
Fin qui non hai detto una parola. Cosa dovremmo fare, secondo te? Sul serio? Visto, anche lei è d'accordo con noi. Perché non ci mostri qualcosa? Dunque, vediamo un po'. Credo che possiamo cimentarci con un po' di pratica. Restare in tema di sicurezza, cominceremo con gli incantesimi di difesa, ovvero protezioni che bloccano la magia. Ora vi insegnerò l'incantesimo di difesa e poi lo metteremo in pratica per bloccare le magie. Intesi? Ti andrebbe di aiutare la dimostrazione? Conosci gli incantesimi di difesa? È il momento giusto per provarlo. È lo scopo di questa lezione. Ora mettiti laggiù. Io ti lancerò un incantesimo e tu dovrai provare a bloccarlo. Cominciamo. Laggiù, per favore. Di fronte a me. Non voglio nessun altro di mezzo. Ora, devi mantenere attiva la tua difesa, o non funzionerà mai. Non voglio farti male. Laggiù, di fronte a me, non voglio nessun altro di me. Ancora un po'. Ottimo lavoro. Bene, penso che questo sia un ottimo inizio. Gradirei che voi tutti continuaste a fare pratica di difesa. Credo che forse siamo pronti a esplorare le varie applicazioni della magia nel corso della storia. L'Accademia ha avviato un'affascinante operazione di scavo presso le vicine rovine di Sartal. È un'eccellente opportunità di apprendimento. Suggerisco di incontrarci laggiù tra qualche ora per vedere che cosa ci aspetta. Grazie, per il momento è tutto. Ho molte cose importanti a cui pensare, e le tue preoccupazioni non sono tra queste. Ci siamo tutti. Che ne dite? Entriamo? Bene. E mi raccomando, resta vicino a me una volta dentro. Non dovrebbe esserci alcun pericolo, ma la prudenza non è mai troppa. Non sono molto convinto che dovremmo trovarci qui. Come molti di voi sapranno, Sartal è stato uno dei primi insediamenti nord di Skyrim, nonché il più grande. Messo a ferro e fuoco da... Non sono molto convinto che dovremmo trovarci qui. Poco sappiamo di cosa sia accaduto a Sartal. Questa è per noi un'interessante opportunità. Studiare.
civiltà così antica e le magie prima di cominciare. Ci sono domande? Ci interessa soprattutto la diffusione dei sigilli magici posti sulle tombe. Non abbiamo mai visto niente di simile. Ah, sì. Perché non vai a vedere se Arnil Gain ha bisogno di aiuto? È uno dei nostri studiosi. Lavora qui per catalogare le nostre scoperte. Mi aspetto che gli faccia piacere un po' d'aiuto nel trovare altri manufatti magici qui alle rovine. Qualunque oggetto incantato andrà bene. L'utilità dell'incantamento è irrilevante. Se trovi qualcosa, la classe potrà esaminarla. Dunque vediamo. Cosa potreste fare voi altri? Brelina, mia cara, perché non c'è qualche segno di magia di difesa? Qualcosa di relativo al tenere lontani gli intrusi. Nessuna intenzione. Nessuna identificazione. Non toccare niente. Cosa? Ah, sì, mi ricordo di te. Sei qui per aiutarmi? D'accordo, ma cerca di non mandare all'aria il mio lavoro. Io ho cercato solo in una parte di questa sezione. Tu puoi controllare le stanze a nord. Fai attenzione, intesi? Non dobbiamo rompere nulla. Cos'era quel baccano? Va tutto bene? Come è potuto accadere? Davvero? Forse l'amuleto ha una qualche importanza. Conosci un modo per usarlo? Ma guarda, sembra condurre da qualche parte. Vediamo dove. Mai è stato sigillato in questo modo. Cos'è questo posto? Calma, mago, e ascoltami bene. Hai messo in moto una serie di eventi che non può essere interrotta. Il giudizio non è ancora stato dato, poiché non avevi modo di sapere. Il giudizio verrà dato alle tue azioni a venire e al modo in cui affronterai i pericoli che ti attendono. Questo avvertimento ti viene dato perché l'Ordine Psigic crede in te. Tu, mago, e tu solamente,
hai il potenziale per prevenire la catastrofe. Abbi cura di te e sappi che l'ordine ti osserva. Io giurerei di aver provato una strana sensazione subito dopo. Cos'è successo? Mi dispiace, ma io non ho visto niente. Puoi dirmi di più su quello che hai visto? L'ordine Psijic? Ne hai la certezza? È molto strano. Un pericolo più avanti? Non capisco cosa voglia dire. Gli Psijici non hanno alcun legame con queste rovine. E nessuno ha più visto un membro del loro ordine da parecchio tempo. Forse dovremmo dare un'occhiata dentro a queste bar. Ora fa attenzione. Non sappiamo cosa troveremo. Erano un gruppo di maghi molto potente e riservato, precedente all'impero. Nessuno li ha più visti da oltre un secolo. Sono spariti insieme al loro santuario sull'isola di Arteum. Non ho idea di cosa li leghi a questo posto. Ci vediamo. Semplicemente affascinante.
Paura di te.
siamo fermati, perché? Semplicemente affascinante. Non ne ho idea. È qualcosa di veramente incredibile. Bisogna informare subito l'arcimago. Deve vederlo con i suoi occhi. Non ho il coraggio di lasciarlo incustodito. Puoi tornare all'Accademia e informare Savo Saren di questa scoperta? Ti prego, va presto. Cosa potrebbe essere? Credo che l'Accademia sia pronta per un cambio al vertice.
quello che sei qui da poco, sbaglio? Avevo notato la tua presenza, ma non ci siamo ancora presentati. Permettimi allora di presentarmi. Io sono Savos Aren, arcimago dell'Accademia di Winterhold. Sono felice di vedere che quasi ogni aspetto della magia qui viene esplorato ed esaminato. Ma non approvo, e mai lo farò, qualunque ricerca o esperimento che possa danneggiare gli altri membri dell'Accademia. Ci siamo capiti? Ti prego, non dirmi che un altro degli apprendisti è stato incenerito. Ho già abbastanza problemi di cui occuparmi. Vedo. Spero che Tolfdir fornirà una spiegazione più specifica. Grazie per aver portato la cosa alla mia attenzione. Di solito Tolfdir si occupa del tuo piccolo gruppo, vero? Dato che pare sia occupato, e io devo vedere questa scoperta con i miei occhi, forse dovresti cominciare a indagare sulla faccenda. Parla con Urag nell'Arcaneum. Vedi se sa qualcosa che abbia a che fare con la tua scoperta. E bel lavoro! La prossima volta che ti ritrovi a dover esplorare delle rovine nord, questo potrebbe esserti utile. Lo scopo? Credevo fosse chiaro. La magia è un potere vero. Non è roba per gente comune o una distrazione per i politici. Essa plasma il mondo, crea la vita e la distrugge. Merita il giusto rispetto e uno studio accurato. L'Accademia è il luogo giusto dove possiamo concentrarci su questi aspetti senza dover subire le pressioni del mondo esterno.